prevenire. Diciamo che le cose vanno piuttosto bene. Paolo Finzi ha 65 anni, ma non se li sente e guida la sua piccola azienda come il giorno in cui l'ha fondata. Oggi ha una riunione con i venditori. All'improvviso però sente come un peso sul petto. Il peso si fa sempre più pesante, non riesce più a respirare bene. Paolo sta per affrontare non una, ma due minacce alla sua vita. Una che viene da dentro, l'altra che verrà da fuori e che si annida proprio lì dove va per essere curato. La sua pressione è troppo bassa e il battito cardiaco troppo veloce. I polmoni sono congestionati. L'elettrocardiogramma conferma i sospetti del medico. Infarto acuto. È necessaria la ventilazione con ossigeno. Paolo viene ricoverato nell'unità intensiva di cardiochirurgia. Qui virus, funghi, ma soprattutto batteri possono essere nell'aria, sui mobili, sugli strumenti, ma soprattutto sulle mani di medici e infermieri che passano da un paziente all'altro. Per questo si puliscono continuamente le mani con un disinfettante. Qui ci sono infatti malati gravi che si infettano più facilmente e diventano così dei serbatoi di germi. Per curarli si usano molti antibiotici, ma ogni volta che si fa, qualche germe può risultare immune agli effetti del farmaco e dar vita così a un ceppo resistente. Contro di esso quell'antibiotico è ormai un'arma spuntata. Secondo uno studio coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, il più ampio del genere mai fatto in Europa, la maggioranza dei ceppi batterici presenti nei nostri ospedali è ormai resistente a più antibiotici ai quali prima era sensibile. Ma Paolo non ha altra scelta. Un ecocardiogramma rivela i danni causati dall'infarto. Non funziona la valvola mitralica perché si è rotto il muscolo che la chiude. Metà del cuore sinistro non si muove più. Fino a 10 anni fa questa era una condanna certa. Oggi invece con un intervento chirurgico si può guarire. L'intervento è riuscito. Per altri 7-10 giorni Paolo avrà bisogno della terapia intensiva. Ma tra flebo, cateteri, contropulsatore cardiaco, valvola artificiale, ventilatore meccanico e pacemaker temporaneo, ben 12 varchi sono stati aperti nelle sue difese naturali. È l'alba del 6° giorno. Un attimo, e un batterio Pseudomonas aeruginosa ne approfitta per passare da un malato all'altro. Per la fretta l'infermiera ha dimenticato di lavarsi le mani. Espiri qui. È stato tuttavia calcolato che in un reparto come questo il personale dovrebbe passare ben un terzo del tempo a pulirsi le mani e questo è spesso impossibile. 2 giorni dopo, quando Paolo sembra ormai quasi fuori dal tunnel, compare la febbre. Una radiografia rivela una grave polmonite. Campioni di sangue e di secrezioni respiratorie vengono mandati al laboratorio di microbiologia per identificare il germe e scegliere quindi l'antibiotico giusto. Ma ci vogliono almeno 48 ore. Lo stesso tempo che ci vuole per sapere se funzionano gli antibiotici che comunque vengono subito somministrati nella speranza che almeno uno funzioni. E poco meno del tempo che ci vuole per perdere il paziente se nessuno di essi funziona. Le 48 ore sono quasi passate e Paolo non sembra rispondere alla terapia. Arriva un primo risultato dal laboratorio. Il germe non è sensibile a nessuno degli antibiotici più usati. Nel frattempo l'infezione ha innescato una massiccia risposta infiammatoria che all'inizio è vantaggiosa, ma che col passare delle ore comincia a danneggiare gli organi vitali. La situazione sta per precipitare. Secondo lo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, ogni anno in Italia su 100 pazienti colpiti da infezione, almeno 3 non ce la fanno. Complessivamente le infezioni gravi uccidono quanto gli incidenti stradali e gli incidenti domestici messi insieme. E non è mala sanità, perché lo stesso accade nei migliori ospedali del mondo. 30 anni fa Paolo si sarebbe sicuramente salvato da una polmonite. Ma allora il medico poteva contare su una 50ina di nuovi antibiotici l'anno, mentre oggi ce n'è al massimo 1, perché sempre più ceppi acquistano la resistenza agli antibiotici disponibili. Il medico decide di tentare il tutto per tutto con un vecchio farmaco non più in uso perché leggermente tossico. Alternative non ce ne sono. Il rimedio funziona,
Non essendo esposto a questo antibiotico da 40 anni, il germe non ha potuto sviluppare una resistenza e viene così finalmente sconfitto. Merito dell'intuizione del medico, ma anche della fortuna. Fra qualche anno saranno stati testati degli speciali chip di silicio, già sviluppati, in grado di identificare in un campione il DNA del germe oppure gli anticorpi del paziente, quindi il responsabile e le sue eventuali resistenze, nel giro di appena un'ora. In altri laboratori si stanno invece preparando vaccini capaci di difenderci dai germi ospedalieri più comuni e pericolosi. Fra 10 anni sarà forse un'abitudine diffusa vaccinarsi a qualsiasi età, nell'eventualità di un ricovero. Domani si svilupperanno così meno infezioni, quindi si useranno meno antibiotici, quindi i germi svilupperanno meno resistenze e il problema tornerà sotto controllo. Per ora non resta che uno dei gesti più semplici per un medico o un infermiere: pulirsi continuamente le mani. Si calcola infatti che basterebbe questo per salvare almeno un paziente su 3.